Ed eccoci ben ritrovati sempre qui in diretta su Radio R9, 11 e 12. Sono in compagnia di Franco Veccia e Mariella Marchegiani, entrambi della diocesi di San Benedetto del Tronto, in particolare Franco Veccia, responsabile pastorale sociale del lavoro diocesi di San Benedetto. Franco, innanzitutto buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora, presentiamo un convegno che ci sarà il prossimo sabato 29 aprile presso il Centro Agroalimentare a San Benedetto del Tronto dal titolo Il lavoro che vogliamo, quindi libero, creativo, partecipativo e solidale. Ci può introdurre, insomma, questo convegno? Sì, buongiorno. Questo un po' vuole essere l'attenzione della Chiesa locale verso il mondo del lavoro. Non a caso, ecco, questo convegno viene a ridosso della data del 1° maggio, che è la memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore. E quindi, ecco, in occasione di questa importante data vogliamo rimettere al centro il lavoro, che oggi, come sappiamo tutti bene, è in crisi, soprattutto riguardo la disoccupazione e soprattutto quella giovanile. Sappiamo tutti che siamo anche nel nostro territorio a una disoccupazione giovanile circa del 40%. Quindi la Chiesa vuole far incontrare, vuole mettere in rete tutte le realtà lavorative, che vanno dagli imprenditori locali, che svolgono delle buone pratiche. Ecco, vuole essere un momento soprattutto positivo del lavoro. Infatti, quindi, Franco, ecco, mi scusi se la interrompo, sì. Il convegno prevede anche la partecipazione di alcuni istituti scolastici, amministrazioni comunali ed associazioni di categoria dei lavoratori. Esattamente. Proprio per andare incontro a questa esigenza. Sì, per andare incontro a questa esigenza, e soprattutto il Vescovo ci tiene a far incontrare queste realtà per incoraggiare soprattutto gli studenti delle scuole locali e far vedere loro delle buone pratiche lavorative da parte di imprenditori locali, che vanno da quelli di Sant'Egidio alla Librata, di San Benedetto del Tronto, di Grottammare, fino a Comunanza, che un po' è la nostra diocesi. E questi giovani studenti si incontreranno con queste realtà. Allora, ecco, ricordiamo un attimino l'orario del convegno. Sì, a partire dalle ore 10 presso il Centro Agroalimentare, ecco, inizia questo incontro convegno con tutte queste realtà. Ovviamente convegno al quale la cittadinanza è invitata a partecipare. Sì, certamente, ecco, un po', diciamo che la ricorrenza del 1° maggio prima si organizzava e era una festa popolare. Certo. E noi l'abbiamo incentrata soprattutto nel coinvolgimento giovanile, che sentono un po' più l'esigenza del futuro. Assolutamente chiaro, Franco. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi abbiamo qui con noi, ovviamente, come vi presentavo inizialmente, Mariella Marchegiani, perché sociologa, insieme a lei proprio parleremo dell'importanza del lavoro per quanto riguarda i giovani. Restate con noi. Ed eccoci ben ritrovati per questo mercoledì da trascorrere insieme, l'ultimo appuntamento, diciamo, della giornata con R9 Con, insieme a me Luigina Pezzoli. Sono in compagnia, come vi dicevo, di Franco Veccia, responsabile pastorale della diocesi di San Benedetto del Tronto, insieme a lui questa mattina Mariella Marchegiani, sociologa, collaboratrice proprio presso il servizio diocesano pastorale, perché stiamo parlando appunto del convegno che si svolgerà il prossimo sabato 29 aprile dal titolo Il lavoro che vogliamo. Allora, Mariella, qual è la situazione che stiamo un po' vivendo? Bene, Papa Francesco e il nostro Vescovo Bresciani desiderano una Chiesa vera e viva, che vada alle periferie, che vada vicino alle problematiche, ai bisogni e ai problemi delle persone. Noi, attraverso il direttore Franco Veccia, ci siamo messi in discussione, abbiamo pensato di rendere una Chiesa vera avvicinandoci alle associazioni, alle scuole, ai comuni e alle aziende. Già l'anno scorso, presso il comune di Comunanza, dove esiste una bellissima realtà di laici vicino alla chiesa, che sono determinati a costruire e soprattutto adesso a ricostruire dopo il terremoto, abbiamo avuto l'incontro con tante realtà di persone occupate e persone disoccupate. Quest'anno abbiamo pensato presso il Centro Agroalimentare,
con un confronto, possiamo dire, tra le scuole che sono state motivate attraverso questo nuovo criterio che durante l'anno scolastico stanno sperimentando, il criterio dell'alternanza scuola-lavoro, le associazioni e i comuni attraverso soprattutto la sensibilità e la motivazione di alcuni comuni, tipo Comunanza, che sarà presente attraverso il vice sindaco Sacconi, attraverso il comune di San Benedetto, attraverso l'assessore Baiocchi. Loro ci hanno aperto le porte dicendo: abbiamo bisogno di questo confronto, noi porteremo la nostra testimonianza. Attraverso aziende che hanno in sé le buone pratiche di cui la Chiesa vuole che si renda formazione e informazione. Perché? Per cercare di tirare un po' su il morale rispetto al concetto di cui parlava Franco, che è il concetto della disoccupazione. Certo, soprattutto per quanto riguarda i giovani, Mariella, no? Sì. Assolutamente chiaro, quindi abbiamo parlato in qualche modo del progetto alternanza scuola-lavoro, quindi giovani che saranno ospitati in alcune aziende. Sì, sono stati già per i loro curricula scolastici ospitati in alcune aziende. Certo. E avremo sabato soprattutto questa scuola dell'istituto alberghiero, dove questi ragazzi con la loro divisa accoglieranno gli ospitanti. Ci sarà alla fine un piccolo rinfresco offerto dalle aziende e loro offriranno con la loro professionalità acquisita attraverso la loro scuola la loro persona con un ponte verso il lavoro. Assolutamente chiaro. Franco, c'è altro che vuole aggiungere prima di concludere? Sì, diciamo che questo nostro interesse è l'interesse che ha avuto sempre la Chiesa per il mondo del lavoro, che è quello che il lavoro è una vocazione, è una chiamata affinché l'uomo custodisse la terra e la nostra casa comune. Quindi ecco, dietro questa chiamata c'è ogni uomo che con la sua creatività vuole mettere a frutto i propri talenti. Ogni uomo ha diritto al lavoro per la sua dignità. Assolutamente chiaro. Allora ricordiamo l'appuntamento di sabato 29 aprile presso il Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto a partire dalle ore 10. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie a voi. Termina dunque anche per oggi R9 Conne. Insieme a me ci ritroviamo domani ore 11:15, Radio R9. Ora linea Corinne.